Buon pomeriggio ragazze, e finalmente riesco a girare un altro video. Dalla foto, dal titolo si capisce, però più che shopping in realtà sono regali di compleanno. Non volevo trarvi in inganno. Il mio compleanno è prossimo e quindi ho già ricevuto dei regali, anche perché chiusure, lockdown, e circa prima della chiusura 2 settimane fa con mia madre, mia sorella e mia zia siamo andate appunto in giro e mi hanno fatto insomma questi regali, questi regalini. Sono stata troppo contenta, un po' perché volevo alcune cose, un po' perché conoscono i miei gusti, insomma gira che te li gira, mi hanno fatto tantissimi regali in anticipo, vista la situazione, perché mi hanno detto l'anno scorso non ti abbiamo regalato un granché perché è successo quello che è successo, quindi si volevano un pochino rifare. Io sono stata troppo contenta e della sorpresa e della passeggiata e della loro compagnia e tutto. In più ho ricevuto anche una cosa da Katia, un abito, e insomma vabbè, vi voglio dire tutto subito senza perdere tempo che cosa sto indossando. Iniziamo subito con questo video regali più che altro. Allora, sto indossando questo regalo di mia mamma, che io poi non vi volevo svelare perché volevo fare il video, avete visto dalle foto Instagram, che è insieme alla maglia e altre cose, è un regalo della mia mamma. Indosso appunto questa maglia che è di Dream. Io se mai nell'info box cerco di lasciarvi il nome del negozio e la pagina Instagram, perché anche loro hanno tante cosine. Io di questo ce l'ho di svariati colori, e complice mia zia che quando vede una cosa come me, me l'ha presa di tutti i colori, dice no ti sta troppo bene il modello, via. Me li ha appesi diversi colori, anche perché il costo era veramente tipo 13 euro, 14 euro, quindi ha fatto un bel regalino di compleanno, e anche perché ci siamo concentrate più che altro in quei 2 o 3 negozi e è lì che si è svolto, insomma si è svolto tutto. La collana invece è parte del regalo della mia mamma e è stata presa da Youth. Io l'avevo vista in vetrina, era l'ultimo pezzo, e lì praticamente mia mamma si è scatenata, e per lei e per noi, ha fatto anche un pensierino a mia sorella, però era più che altro il mio compleanno. Questa è bellissima, non è pesante perché mi avete fatto tante domande, anzi l'unica cosa è che quando la mettete d'inverno inizialmente è fredda, solo quello. Sono tanti i fili e vi lascio nell'info box anche il nome di questo negozio, ma semmai dopo vi dico tutto tutto. Ma iniziamo subito invece con il video regali di compleanno. Video allora sui regali di compleanno più che lo shopping. Quest'abito che vedete qui di lato, io poi ci ho messo anche il teddy vicino perché mi piacciono tutti questi colori come sfondo. Sapete che mi sta piacendo tantissimo l'ecru, il grezzo, anche perché ho la borsa di Natale e quindi la borsa di Michael Kors, e quindi poi ne parliamo, ci sto abbinando un po' tutto e i miei parenti lo sanno, quindi si sono mossi di conseguenza, adesso vedrete. Allora, questo abito che mi ha regalato Katia, e di lato insomma sicuramente vi sto facendo vedere gli scatti con la giacca che mi aveva appunto dato lei per fare quegli scatti sui castelli romani. Bellissimo, molto primaverile, la fantasia è stupenda, ci si può mettere sia quella giacca che il trench che lei aveva. Di lato insomma vedete come l'avevo abbinato io, però ovviamente facendo ancora freddo ci ho messo i stivali al ginocchio. Molto bello, io secondo me sta bene anche ad una ragazza dai capelli rossi, castani, insomma non saprei, ad una bionda, però sono tonalità delicate, perché no, perché no. Però una ragazza con capelli rossi lo vedo molto bene. Andiamo avanti invece. Che cosa mi ha regalato la mia mamma? Allora, l'ho indossato e non ho più la busta, perché questo è il pezzo che è venuto prima. Non ho più la busta di Zara, perché in realtà ci ho caricato la spesa dentro e si è rotta in 1000 pezzi. L'ho già messo 2 volte all'incirca per uscire, ed è questo cappottino molto semplice, molto easy, a nulla pretendere, che Zara propone in tantissime varianti di colori. Molto semplice perché non ha i bottoni, è molto leggero, quindi sfruttabile in questo periodo. A me è piaciuto tanto questo colore e vi lascio indovinare il perché. Adesso vi mostro la borsa così capite, ci sta benissimo, ci si sposa veramente veramente bene, ed era uno di quelli che costava veramente meno, stava nei prezzi proprio quelli low cost di Zara. C'era grigio, camello, nero, non mi ricordo se c'era un altro colore, però questo era proprio quello che secondo me è il più bello dei 4, veramente il più bello. Il prezzo credo, vabbè lo so, stava lì, mia madre l'ha comprato davanti a me, sulle 39 euro all'incirca. Bellino, solo che rilascia e fa tantissimi un pochino di questi pelucchetti pallini, però vabbè, per il prezzo e per il colore e tutto ci si può anche soprassedere. Il motivo è, a parte che avevo il teddy più pesante sempre di Zara di questo colore, ma perché a Natale avevo ricevuto la famosa borsa di Michael Kors, praticamente questa, la borsa di Michael Kors, che è in colore cru, color grezzo, che ci sta
Benissimo, ragazze, poi vi faccio vedere anche delle cose che mi ha regalato mia sorella e mia zia, sempre da metterci sotto e che praticamente mi piace il total look, un unico colore, insomma, fare un outfit di un unico colore, mi conoscete, quindi lo sapete. Andiamo oltre, sempre la mia mamma. Allora, a parte la collana, sempre d'aiuto, mia madre mi ha preso praticamente la famosa giacca in eco pelle, quella morbidissima nera di cui anche qui mi avete fatto tante domande con lana e giacca che avevo su ieri mattina. Non ho resistito e l'ho messa prima del compleanno, via, per andare poi a fare colazione e la spesa, perché quello è quello che stiamo facendo in questo periodo. Me l'ha regalata mamma, è molto piccina, molto morbida, molto bella, la cinta qui non è proprio in vita perché è più corto della vita, è una taglia, mi sembra S, ma io l'ho provata lì. Era veramente piccolo e ho capito subito dalla vetrina che mi poteva stare, quindi un po' più corto dietro, più lungo davanti, morbidissimo nei movimenti, ti accompagna, che è una bellezza, puoi stare in borsa tranquillamente, lo potete portare dietro. Non è rigido come quelle giacche che ho preso anni fa da Stradivarius e Zara, che ripropongono sempre. Ve ne mostro una per farvi vedere che comunque sono più rigide, insomma. Sono un po' più rigide nonostante sia, questa è una S, sì, anche un pochino più grandi rispetto a questa, e non è che non le trovi comode, però sinceramente quando vedo la differenza la vedo, la noto, insomma, no? E questa però sempre bella, sempre attuale, tutte le cerniere non c'è verso, sono in argento, non ci posso fare niente. Proseguiamo, sempre mia mamma. Allora, questa in combutta con mia sorella, perché io l'anno scorso ho rotto un paio di pantaloni bianchi, mi sono lagnata a morire, non ne ho trovati più. E quindi stavano lì, venivano veramente poco ragazze, comunque c'erano i jeans a 19, 29, comunque anche meno, taglia sempre 34 per me, per chi me lo chiede solo per quello, zip e bottone sempre comunque in argento, anche se poi si vede poco, quindi grazie, per fortuna che si vede poco. Sotto è fatto, tagliato a vivo, come vanno adesso, l'ho provato e l'ho lasciato così, l'ho lasciato in busta. E ha dei strappi alle ginocchia perché era impensabile trovare dei jeans bianchi che mi stessero bene che non avessero dei buchi. Sempre, sempre così. I jeans migliori sono quelli che hanno i strappi per me. Non vi so dire il perché, ma quelli primaverili e estivi, se non ce l'hanno, non sono estivi e primaverili. È una vita comunque regolare, media all'incirca per me. Molto belli, molto consumati, non vedo l'ora di indossarli, ovviamente skinny. Da Stradivarius ce n'erano tantissimi. Abbiamo una presenza. E questo è un altro. Adesso, finito con mamma, attacco con mia sorella e con mia zia. Sono troppo troppo contenta. Parto con mia zia, la quale mi ha riempito di magliette come se non ci fosse un domani. Allora, questa nera, e ha detto: ok, nera, allora è cru, visto che hai la borsa, perché non mi sapevo decidere, quindi me l'ha presa in tre colori. Mi ha preso questa écru, sempre fatta che si allacciano qui in vita, no? Che hanno questo laccio lunghissimo che ogni volta che me lo devo risistemare devo avere l'accortezza di non strusciarlo in terra. È questo colore bellissimo che ovviamente somiglia sempre più anche questo alla mia borsa. E poi me l'ha preso anche grigio, tanto per rimanere in tema, ma io guarda, le avrei scelte di tutti i colori, solo che comunque era lei che mi doveva fare il regalo, mi sembrava veramente troppo. E praticamente mi ha preso il grigio perla e quindi sono tre colori, nero che io metto su tutto, di solito li metto anche in estate, appunto in primavera più che altro sugli abitini, no? Come già vi ho detto, me li metto in borsa, me li porto dietro anche la sera e ciò che è fatto perché sono carini sulle borse, sulle gonne, sono distratta da presenze. Ultimo regalino sempre da parte di mia zia, ultimo pensierino, tra l'altro non è neanche del verso giusto. E questa maglia tutta traforata, tutta lavorata, bellina, vabbè, tanto vi lascio immaginare il perché di questo colore che sta benissimo. Poi sotto al cappotto che mi ha regalato mamma, e mi piace tanto. Anche questa da Dream, è un sogno veramente. È un po' più cortina, ma ci si può mettere una canottierina sotto, il gioco è fatto. Bella perché è tutta lavorata, traforata, veramente carina, mi piace tantissimo. Poi mia sorella, due regali invece da parte di mia sorella, e poi giuro che abbiamo finito. Allora, vi faccio vedere prima un maglioncino in un negozietto no brand, sempre in zona da Bello, mamma. bello, 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 bello. bello. Con il cappotto celeste, con il cappotto cammello, questo maglioncino che è più pull, tra l'altro da una parte più fitto, da una parte più larga
la fantasia, mi piaceva tanto questo dettaglio del diviso a metà così, ed era in strasaldissimo, quindi me l'ha preso, troppo carino, troppo troppo carino, Renzaldi. E poi invece mi ha preso della nuova collezione di Pinky, che vi ho fatto vedere ieri su Instagram, e dovreste iscrivere a Instagram, vi dovreste vergognare che non mi seguite su Instagram perché sto pubblicando tantissimi outfit. E vi metto di lato come l'ho abbinato io negli ultimi due outfit buttati in terra perché mi manca un casino Katia, e quindi ho fatto così, Katia, questo praticamente che è una maglia di Pinky che costa poco, insomma, il giusto, molto carina perché è tipo Pizzo Sangallo. Bello il taglio al seno, bella la luce che dà, mi piace tantissimo proprio come è fatta la fantasia. Ero un po' in dubbio sul fatto della forma del seno, le cuciture, invece poi se proprio mi dà fastidio anche per andare al lavoro posso metterci un top a fascia un po' lungo e lo smorzo, insomma non rimane poi così osé, anzi devo dire la verità, indossate tutta un'altra cosa. E ho provato, mi pare una taglia S o XS, ma non mi ricordo, però è carinissimo, quindi di lato spero di aver reso giustizia perché ho fatto una cosa diversa degli outfit a terra qui a casa mia, insomma, come se fossi al negozio di Katia. Allora, ragazze, questo era tutto, tutto, tutto per i miei regali di compleanno in anticipo. E purtroppo, se non si fa così, non si va avanti, diciamo. È stato bello, insomma, generazione a confronto, stare con i parenti, stare a volte sentirsi coccolata dalla madre, dalla zia, dalla sorella è carino. Insomma, uscire tutte e quattro insieme mi è piaciuto tanto. Sono stata bene, mi sono rilassata e come non mai, era da tempo, insomma, che non avevo un supporto così, non lo so, sarà il periodo, forse ne abbiamo bisogno un po' tutti. Speriamo, insomma, in tempi migliori di arrivare alla zona bianca, non so, essere in zona bianca, spero per tutti in realtà, che ci liberiamo proprio di questa cosa. Vi mando. Situazione. Vi mando un abbraccio, un bacio e ci vediamo al prossimo video e speriamo presto anche da Katia. Ciao!